Buongiorno, oggi è lunedì 25 ottobre e questo è Vangelo Daily, perché una giornata col Vangelo per noi ha più senso. Buon ascolto! Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti 10 e 17. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga, il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma, era curva e non poteva addrizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità», e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alle folle disse: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato». Il Signore replicò: «Ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata a 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Ancora una volta, il Vangelo ci mostra Gesù, Dio, che si lascia convertire da un essere umano. E ancora una volta, questo essere umano è una donna. Ma che ci faceva una donna nella sinagoga? Una donna inferma da 18 anni. Che ci faceva? Curva. Che non riusciva nemmeno a stare diritta. Che ci fanno nelle nostre assemblee i poveri? Stanno alla porta della chiesa. Che ci fanno nelle nostre assemblee i falliti o i divorziati? Che ci fanno i cosiddetti migranti nei nostri oratori, nelle nostre scuole? Vengono a portarci via la nostra legge, il nostro buonsenso, il nostro modo di vivere, il nostro sabato? Questa donna, ritornando a noi, si trova nella sinagoga perché Dio possa ancora una volta convertirsi all'uomo e manifestare la sua identità di amore. Sì, perché ricordiamoci che Dio è amore e senza l'essere umano da amare è un Dio che è morto, un Dio che non ha senso. Dio, dice i Vangeli, ha bisogno degli esseri umani da amare. E questa donna, senza volerlo ma facendolo, ricorda con la sua presenza il Figlio di Dio che deve amare. Gesù sta insegnando in giorno di sabato in una sinagoga, ma il suo sguardo è attratto da altro, è attratto da questa donna che è curva, questa donna che non riesce a stare dritta, ma il suo sguardo si ferma lì e il suo cuore ricomincia la strada della conversione, del convertirsi verso questa donna. Per questo la chiama, per questo le dice che è liberata dalla sua malattia. Per questo impone le mani su di lei, per questo lei si drizza, non più un animale, ma una donna risorta. Dio ha un solo desiderio, quello di rovesciarci addosso la sua gloria, la sua vita. Chiede solo di poter rivelare e concretizzare la sua passione, non arrestandosi neppure di fronte alla morte. Chi la vede con gli altri occhi, invece, resta ripiegato su di sé, non accoglie questa donna e non accoglie l'invito di Dio ad amare. Anzi, si adira e si vergogna come il capo della sinagoga e i suoi oppositori. Vorrebbero che Dio tagliasse questo fico storto e indegno di vita. E noi, come guardiamo le persone che sono piegate dalla vita e occupano i nostri spazi? Grazie per aver meditato insieme e a domani.